tutti, oggi volevo fare un video sugli ultimissimi acquisti che ho fatto con i saldi, anche se non posso giurare che siano gli ultimi, perché in realtà non so quando finiscono i saldi, ma mi piace troppo comprare tipo il penultimo giorno o l'ultimo giorno perché si trovano cose che sì, sono macchiate, magari ci sono dei tiri sfilati, come si dice così, però sono cose che io poi non si capisce come, compro tipo a 1 euro e utilizzo tutto l'anno soltanto quelle cose, quindi mi va sempre di culo e spero di trovare qualcosa. Quindi insomma vi faccio vedere queste cose che ho comprato fino ad adesso, le ho comprate sia con i saldi e poi delle altre cose le ho prese al mercato e delle altre in negozi fisici. Comunque vi farò vedere soltanto cose che hanno un costo inferiore a 15 euro. Sono andata da Zara e ho comprato questa maglia che, vista così, sembra un pigiama, me ne rendo conto, però voi non riuscite a capire in questo momento. È una maglia grigia, una t-shirt, però è oversize e ha la manica con una specie di risvoltino che comunque è cucito e poi un taschino, è semplicissima, di questo grigio che si sa un po' di pigiama, però è... allo stesso tempo dà molta luce al viso, non lo so, mi sono fissata col grigio quest'anno. E comunque questa maglietta è lunghissima, quindi la vedo bene sia con un paio di leggings che col jeans. Quando uscite di casa non volete mettervi cose chissà quanto impegnative, però volete sentirvi le più belle della terra, ok? In questo momento io con questa maglietta devo ammettere che mi sento troppo figa. Allora, questa maglietta costava 13 euro, io l'ho pagata 6 euro. Fare, no? Un'altra cosa che ho comprato da Zara è sempre una t-shirt e mi fa molto ridere perché c'è stato un periodo della mia vita in cui ho deciso di rinnovare il guardaroba e ho eliminato, proprio ho dato via tutte le t-shirt che avevo nei cassetti e adesso invece no, le ho ricomprate perché non posso non averne una, ma soprattutto perché questa che sto per farvi vedere l'ho pagata solo 3 euro ed è questa magliettina. È molto 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 più corta di quella che indosso adesso, ha sempre un taschino ed è fatta con il 42% di poliestere riciclato, non so, infatti è un materiale un po' strano, però la vedo molto bene, cioè è una maglietta semplicissima, va bene sia per fare sport che per uscire tranquillamente con un cardigan, anche così per l'estate, penso che la userò moltissimo. Poi è nera, dai, 3 euro! Sempre da Zara, sempre per una spicciolata ho comprato una gonna che non è molto da me, però voglio imparare a metterla perché secondo me è elegantissima. La gonna che vi mostro costava 20 euro, io l'ho pagata 6 euro ed è questa. È molto lunga, diciamo che arriva poco sopra la caviglia ed è tutta plissettata. È piena di pelocchi anche, non so se potete vedere. Niente, ancora non ho capito come la userò, però credo che possa essere sia elegante che non. Io adoro i capi così versatili, cioè mi piace poter indossare un capo in più modi e non so, magari posso fare un outfit del genere, tipo come faccio a diventare un outfit molto semplice, elegante e sportivo. Boh, le idee dell'ultimo minuto. Da H&M invece ho comprato per 15 euro una cosa che costava 50 euro. Ora, da H&M ogni tanto ce le hanno ste sparate, che tipo ci sono solo stand di cose di una qualità pessima e poi ci sono delle cose di una linea che si chiama Conscious. Ah, pure questo è fatto con materiale riciclato, ma va di moda. Boh, comunque. E ho comprato questo giacchino. Ora, non so se riuscite a vederlo, è di un materiale, di un morbido, non lo so, ha queste due tasche qui davanti, la cerniera, è abbastanza ampio e poi ha una tasca con la cerniera nella manica, non lo so, è una giacca un po' strana. E niente, fa molto quegli outfit un po' underground, bellissima! E questa è la cosa più costosa che ho comprato in questo giro di saldi. Adesso passiamo agli acquisti che ho fatto al mercato, questo, non lo so, luogo assurdo, pieno di cose, dalla frutta alla verdura al pesce e alle bancarelle di cose usate, perché io sono una, a parte che mi chiamo la retro, ma poi io sono una fan del vintage, cioè se io trovo qualcosa che costa 1 euro, perché adesso vi faccio vedere, è stata usata da qualcuno, ma io posso benissimo lavarla, ok? Perché non devo comprarla? La cosa che vi faccio vedere è un pullover, un maglione, che avete visto nel video, nell'ultimo video che ho caricato, che è quello sul mio trucco giornaliero. Ed è questo maglione,
non so se riuscite a vederlo, con il collo che va per ora di moda, a quanto ho capito, che è non alto, non basso, medio. Sì, comunque la vedete indossata in quel video. E niente, poi ha la manica abbastanza grande, non ho idea di che misura sia, non ho idea di che taglia sia, è di una marca che si chiama George. E niente, è gigantissimo, e sta benissimo pure questo sui leggings, sui jeans. Niente, l'ho usato tantissimo. Ah, e non vi ho detto quanto l'ho pagato. L'ho pagato 2 euro. Sempre al mercato, una cosa che non so, un po' strano che io ve la mostri. Abbiamo comprato io e mia madre una tovaglia, che però io vedo benissimo appoggiata sul letto, per fare un po' la, non lo so, sì, la ragazza da foto su Instagram. Perché se voi mettete sul letto questa cosa, che c'ha pure tutti i cosetti qua in fondo, non lo so come si dice, la appoggiate in un letto, in una stanza bianca, col letto nero, con le coperte un po' bianchine così, e fate una foto su Instagram, ragazza, almeno 1200 likes, sono assicurati. E noi comunque a casa la useremo come tovaglia, come si dice? Sì, tovaglia, tavola, pranzo. Perché noi a Palermo diciamo tovaglia per individuare qualsiasi oggetto. C'è la tovaglia che è quella per asciugarti dopo che ti fai la doccia. C'è la tovaglia che è quella per il viso. C'è la tovaglia che è quella per il sedere. C'è la tovaglia che è quella per il mare. E poi c'è la tovaglia che è quella per la tavola. Quindi questa è una tovaglia. Decidete voi che ruolo possa avere questa tovaglia. È troppo bella, non lo so. Mi piace tantissimo, mi sento troppo realizzata. Io ho detto a mia madre, non la lavare, prima la faccio vedere nel video. E questa è costata 3 euro. Sempre al mercato, in una bancarella che aveva un sacco di borse a 2 euro. Comunque a me piace cercare, vedere qual è la logica del mercato. Se tu vai di mattina presto, trovi cose molto carine. Soltanto che di mattina presto vanno anche tutte quelle signore che hanno negozi e che rivendono cose vintage. Quindi devi cercare di andare prima di loro. Ecco. Allora, la settimana scorsa io e mia madre siamo andate presto. Sì, saranno state le 8 e mezza del mattino, 9. E mi sono aggiudicata questa borsetta che non so di che materiale sia, è tipo una specie di camoscino, sì, è un materiale veramente molto morbido. E niente, è di questo verde, direi verde fava. E niente, c'ha la cernierina, è di una marca che si chiama Mianna, che sta un po' tipo di Minanna. E niente, ha questo rivestimento interno che sa proprio di cosa vintage. E io questa la userò assolutamente come pochette quest'estate, quando inizierò a vestirmi molto molto di bianco. E io le pochette così, cioè da tenere a mano, le uso moltissimo. Io le trovo molto più comode di quelle con la catenina, perché me le infilo sotto l'ascella e ballo, faccio tutto quello che devo fare. Se per esempio sto per farmi una sigaretta, la infilo tra le gambe, comodissimo. Oppure se state facendo qualcosa e non la potete avere in mano, la date a un vostro amico. In questo mercato dove sono andata, io lo so che non serve a niente dirvi questa cosa, però non lo so, magari ci sono delle ragazze palermitane che vogliono saperlo. Comunque sono andata a Piazza Leggiotto, al mercatino del sabato mattina, e c'è tipo una specie di stand in cui ci sono delle signore, che sono proprio delle signore che suppongo che abbiano un negozio di cose vintage. Comunque hanno sempre cose un po' più particolari, un po' più ricercate, soprattutto un po' più costose. Però era un giorno in cui mia madre era particolarmente contenta e mi sono aggiudicata questa borsina, che è veramente veramente deliziosa. È in vellutino e poi è pochissimo capiente, cioè probabilmente non entra niente se non il cellulare. E poi qua ci sono due portacose, però dove potete metterci soltanto cose molto piccole qua dentro. Poi si chiude con la clip e ha tutto questo decoro in dorato, quindi su sfondo nero, con questa cosa dorata, che poi è ripreso dalla tracollina, che è nera e dorata. Descrizione, ragazzi, io sono la più brava nelle descrizioni. E niente, questa è stata
molto cara perché è costata 10 euro. Poi sono stata da OVS. Questa volta c'erano i saldi, ma OVS non è un negozio che mi piace molto. Comunque trovo che i vestiti, a parte che penso che siano proprio disposti male negli scaffali, io non riesco a vederli. Cioè ci saranno sicuramente cose carine, non lo metto in dubbio, ma io proprio non riesco a vederle. Comunque stavo cercando delle cose di Essence che adesso vi faccio vedere. Ho preso due smalti e ho trovato alla cassa queste, che sono delle scarpe di casa di un colore tipo grigio perla, con dentro tutto il tipo pelino morbido, così. E ragazze, le ho comprate un euro! Ho detto, mamma, io le voglio assolutamente, poi sono troppo eleganti, io le adoro. E soltanto che ho preso un numero che è un 40, e io sono 37 e mezzo e questo numero mi va perfetto, quindi voglio vedere, voglio capire sulla base di che cosa facciano le taglie da OVS. Cioè spiegatemelo, perché io sono un 37 e mezzo, se porto il 40, una che porta il 40 che taglia deve prendere? 45. Da OVS ho comprato per, mi sembra che costino 3,19 euro, queste due cose, che sono due smalti, una è una base e una è un top coat. La linea è Dead Gel Nail Polish e si chiamano Base Coat e Top Coat. Ragazzi, dovete comprarli. Cioè, ora, io non ve lo sto dando come consiglio, è proprio un ordine. Sono veramente due prodotti incredibili. Io li ho già comprati 3-4 volte, o perlomeno il Top Coat l'ho già comprato 3-4 volte. La base è soltanto due volte. Costano pochissimo, il top coat fissa lo smalto immediatamente e lo lucida tantissimo a livelli del Sash Vit. La base pure è molto buona, fanno durare lo smalto parecchio. Questi due prodotti in combo sono incredibili, cioè spendete 6 euro però potete andare avanti con lo smalto almeno per 4 giorni, quindi... Cioè, io, per me 4 giorni sono tantissimi. Io appena vedo una minima sbeccatura devo subito cambiare lo smalto. Le ultime cose che vi faccio vedere sono due cose che non sono in saldo, hanno un prezzo ridicolo e sono anche però due imitazioni. Ora io le faccio vedere. Le ho comprate su AliExpress, hanno messo tipo un mese per arrivare e sono anche rimasta un po' delusa, se posso. E sono questi due paio di occhiali da sole che, dico, li riconoscerete, sono i simil Dior che andavano tantissimo quest'anno e ce li hanno tutte, quegli occhiali, comunque tutte su Instagram. Ma ragazzi, costano una cosa incredibile. Cioè, io personalmente, che non sono un amante degli occhiali da sole, non spenderei mai più di 70 euro per un paio di occhiali da sole. Questi occhiali sono di una marca che si chiama Aevogue ed è proprio un rivenditore che ha sto negozio, perché a me è arrivato un cartellino con il logo del negozio, quindi se ritrovo il venditore ve lo metto giù nell'info box. Questi occhiali sono costati 4 euro l'uno, però me li devo provare perché... Allora vi faccio vedere prima quelli che in teoria sono più carini. Ovviamente vedrete tutto il delirio che c'è dietro di voi. Comunque questi sono quelli con le lenti specchiate. Secondo me tipo dopo 10 minuti gli occhi fanno malissimo. Ancora non li ho provati al sole, però danno quell'aria un po'... Non me ne frega niente che esistete. E poi, ragazzi, vi faccio vedere l'obbrobrio del mondo. Ah, di per sé questi occhiali che sto per mettermi mi piacciono perché sono neri, sono carini. Il problema è che questi occhiali sono proprio stati concepiti male. Allora, non so se voi capite la situazione tragica. Cioè, questi occhiali sono specchiati, hanno le lenti specchiate per un terzo. E poi sono con le lenti nere normali. Ora, vi dico, siccome io e la mia coinquilina le abbiamo comprate insieme, no? E si sono arrivati, eravamo gasatissime che sarebbero arrivate questi occhiali. Ci siamo rimasti un po' la merda. In pratica, noi abbiamo provato questi occhiali alla finestra. E questa di questa cosa fa sì che voi possiate guardare il sole con una tranquillità, cioè senza avere alcun tipo di problema, proprio come se lo poteste guardare tutto il tempo. E poi vedete normale come con dei semplici occhiali da sole per il resto della lente. Soltanto che c'è questa netta separazione tra le due parti della lente che è stata proprio concepita male. Comunque, a parte questo, gli occhiali sono fatti bene, cioè non sembrano degli occhiali da 4 euro, sinceramente. Cioè, gli occhiali delle bancarelle, dai marocchini, sono
molto ma molto più scarsi. Soltanto che c'è sto piccolo problema della lente che appunto prima secondo me mi farà storcere gli occhi tempo 30 minuti e poi niente, quelli là neri c'hanno sto piccolo problema. Comunque ragazze, io ho finito, spero di avervi tenuto compagnia perché era questo il mio fine, ve lo assicuro, non volevo né indurvi all'acquisto né farvi vedere guardate che cosa ho comprato al mercato, voi non le potete comprare queste cose, no, non era questo, vi giuro. Io vi ringrazio tantissimo per tutte le iscrizioni perché oggi siamo in 818, cioè 818, sono troppo contenta. Io vi mando un bacio grandissimo, mettete tanti pollici in su e iscrivetevi alla mia pagina su Facebook e a quella di Instagram che trovate giù nell'info box e noi ci vediamo presto. XOXO, la retro!